Tutte le volte che ci sia di mezzo l'Europa, tra Salvini e Di Maio succede qualcosa, cominciano ad essere miracolosamente d'accordo. Ti si sembrano d'accordo? Non è tanto chiaro, perché poi pare che Salvini a suo tempo, quando era al governo, ancora fino a pochi tempo fa, a questo meccanismo ha dato quantomeno una forma di silenzio-assenso, al predecessore si astenne in Parlamento. È molto difficile dire no a questo meccanismo, ecco. Poi ovviamente quando stai al governo lo sostieni e quando stai all'opposizione lo denunci, un meccanismo Però la stranezza è che Di Maio abbastanza sta al semplice. governo. Però sai, i 5 Stelle stanno al governo sempre con un piede fuori all'opposizione, perché sono un movimento che era nato per fare opposizione e quindi stare al governo gli fa stramale. Pensa che cos'è stato per i 5 Stelle Affittopoli, no? Anche Feltri si batté a suo tempo a lungo contro Affittopoli. Adesso scopriamo che un ministro Grillino ha una casa pubblica con 180 metri quadrati, paga 141 euro al Sì, lei mese. aveva detto Io 540, ma ieri è venuto fuori ne che sono candiderei 141. 300 per 80 metri quadrati. Io lancerei un concorso. Chi di voi trova una casa di 180 milioni a 141 euro a Roma, al centro, io lo invito in trasmissione e gli faccio la ola.